Sono casi? Non credo, poi vediamo anche perché. Non credo perché qualcuno, un sussulto di dignità, magari per motivi che non avrei condiviso, almeno per quelli che spiega, ma qualcuno un sussulto di dignità a un certo punto nella vita l'ha avuto. E parlo di un ufficiale dei carabinieri che si chiama Orsini, vediamo se riesco a trovare, eccolo qua, questa è la sua relazione di servizio, fatta tardivamente, cioè lui fa una relazione di servizio ai suoi superiori, lui è un tenente del Tuscania, che è fra le persone che vengono lasciate a Mogadiscio, dopo che il contingente internazionale se ne va. Quindi resta a contatto con gli agenti dei servizi che sono sul posto e con la delegazione diplomatica italiana che rimane a Mogadiscio. Che cosa dice lui? Lui dice praticamente, io ho visto in televisione che dicono che Ilaria Alpi è stata uccisa dai servizi segreti italiani. Guardate che non è vero, perché quando io ero lì, io ho sentito dire, non so valutare se sia vero o no, naturalmente mette le mani avanti, cosa poi dovrebbe dire, non è un testimone oculare, riferisce del relato, come si dice, no? Dice, io ho appreso dagli uomini dei servizi e dai diplomatici della delegazione speciale diplomatica italiana che il mandante dell'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sarebbe stata la CIA. E lo scrive. E lo manda alla Procura della Repubblica. Ma naturalmente, anche in questo caso, non succede nulla. E allora parliamo di quella giornata in cui Ilaria e Miran vengono uccisi, il 20 marzo 94. Dunque loro devono tornare da Bosaso, devono prendere un volo dell'ONU. Avrebbero dovuto prenderlo 3 giorni prima, ma 3 giorni prima qualcuno gli fa perdere l'aereo, ok? Ilaria Alpi è pronta a fare il suo servizio, ma non lo può fare, perché non ha il collegamento da Bosaso, deve rientrare per forza a Mogadiscio. Però telefona, usa un telefono satellitare, non il suo che è rimasto in hotel a Mogadiscio, ma quello della missione UNOSOM, dell'ufficio, perché c'è un capo e 2 impiegati, dell'ufficio della missione UNOSOM a Bosaso. E lì avverte, guardate, ho un servizio buono, appena rientro, mi prenotate il satellite e ve lo faccio. Ma chi è il capo della delegazione UNOSOM a Bosaso? È un croato, è l'ex ambasciatore della Repubblica Federale di Jugoslavia presso le Nazioni Unite, l'ultimo ambasciatore della Repubblica Federale di Jugoslavia presso le Nazioni Unite, che dopo aver fatto l'ambasciatore delle Nazioni Unite finisce dipendente dell'UNOSOM a gestire l'ufficio UNOSOM di Bosaso. E badate che l'equipaggio della nave sequestrata non è tutto italiano, eh? Ci sono 4 ufficiali italiani, 3 ufficiali croati e il resto dell'equipaggio sono somali. Vi torna il discorso, c'è qualcosa che vi solletica le orecchie? Croazia, Bosnia, Somalia, Somalia, Croazia, Bosnia, e giriamo sempre lì intorno, eh? Non ci muoviamo di un centimetro, perché la storia è esattamente questa. Ilaria e Miran devono tornare da Mogadiscio, da Bosaso, devono arrivare a Mogadiscio, arrivano con l'aereo di UNOSOM. Nessuno sa che stanno arrivando, perché a parte al TG3, non l'hanno detto a nessuno. E la scorta di Ilaria è preoccupata perché non ha più notizie da 3 giorni. Si sa attraverso la radio, perché se ne sono interessati i militari italiani, che stanno bene, che stavano presso il centro UNOSOM di Bosaso. Ma la sua scorta e il suo autista hanno bisogno di notizie. E la mattina che loro devono rientrare,
dove vanno a chiedere notizie? Come probabilmente noi lo sappiamo, ma io lo immagino, ogni giorno di ritardo di Ilaria hanno fatto la stessa cosa. Vanno presso una ONG che si trova a Mogadiscio e che si chiama CISP. Ora, vanno lì e lì scoprono che Ilaria sarebbe arrivata alle 13. E vanno o vengono mandati qui ad aspettare Ilaria. Vengono mandati qui, all'ambasciata americana. Perché quando si arriva in aereo nell'aeroporto di Mogadiscio non si esce dall'aeroporto. Si deve prendere un'elinavetta che ti porta dall'aeroporto fino all'ambasciata americana, che è la zona più sicura di Mogadiscio. Ma Ilaria all'ambasciata americana non ci arriverà mai, perché qualcun altro la va a prendere all'aeroporto. Non solo la prende all'aeroporto, ma la porta anche fuori. Ora vi faccio vedere com'era l'aeroporto di Mogadiscio nel 94. Questo è l'aeroporto di Mogadiscio nel 94. Allora Ilaria Alpi sarebbe arrivata con un aereo, sarebbe scesa insieme ad altri. Chi entra e chi esce, tutti devono essere registrati, entrando e uscendo da quell'aeroporto che è gestito dagli americani. Del passaggio di Ilaria e Miran non c'è traccia in nessun documento, mentre degli altri che stavano sul volo invece sì. Qualcuno la prende con un mezzo, perché non si può andare a piedi dall'aeroporto all'hotel Safi dove era ospitata Ilaria e Miran, e con una scorta armata li accompagna. Chi sono questi con la scorta armata che entrano e escono senza permesso dall'aeroporto americano di Mogadiscio, in zona di guerra? Non si è mai saputo. Semplicemente non si sa. Ma succede qualcos'altro. Succede che Ilaria, come arriva, si mette a cercare giornalisti italiani. Si è detto, con la solita faciloneria che contraddistingue molte cose nel nostro paese, che siccome era stata via, era stata al mare a Bosaso, aveva bisogno di notizie fresche e quindi le avrebbe attinte dai colleghi, perché i giornalisti le notizie le chiedono agli altri giornalisti, no? Chiaro? La prima cosa che ti insegnano nella vita quando fai giornalista è non prendere mai nulla da nessun altro giornalista, perché 90 volte su 100 ti sta tirando un bidone, ti fa fare la figura del cioccolatino più grosso della tua vita. È la prima cosa che ti dicono. Pensate, anche nei casi di diffamazione, la giustificazione, ma me l'ha detto un giornalista super attendibile, viene considerata valida. Però lei era andata al mare e quindi arriva e ha bisogno di notizie, le chiede che cerca i giornalisti. Giornalisti italiani non ce n'è. Sono andati via tutti, perché il contingente internazionale se ne sta andando, quello italiano è già quasi completamente imbarcato. Chiedono soprattutto di Benny, che è il corrispondente dell'ANSA, che però in quel momento lì sta in Kenya, non è più a Mogadiscio. E Ilaria, quando è all'hotel Safi, lo sa, perché si sa che le è stato detto che era in Kenya. Eppure improvvisamente Ilaria ha una fretta terribile di andare all'hotel Amana, che sta dalla parte opposta della città e che per raggiungerlo è necessario attraversare la linea verde, che è la linea che definisce le zone controllate dalle diverse fazioni che sono in guerra fra di loro. È come attraversare la linea del fronte, ok? Non con la scorta completa, ma con un solo uomo di scorta e con l'autista, perché la sua scorta sta mangiando, lei non può aspettare che finiscano di mangiare, ha una fretta terribile. Deve andare assolutamente all'hotel Amana e si dirà, e negli atti, che va lì perché vuole cercare Benny, perché Ilaria Alpi è scema, si è presa un'insolazione andando al mare a Bosaso, evidentemente, perché se le hanno detto che Benny è in Kenya, lei perché lo deve andare a cercare all'Amana? Allora si dice no. Va là perché ha bisogno di usare il telefono satellitare dell'ANSA, che sta in quell'albergo. Ma Ilaria il telefono satellitare c'è quello della RAI nel suo. Ok?
Perché Ilaria compie un'imprudenza di questo tipo? Perché in quei giorni, in quel momento, attraversare la linea verde in quel modo, senza una scorta adeguata, è andare a cercare notte, è andare in cerca di guai. E infatti arriva l'hotel Amana, scendono, risalgono in macchina, fanno 20 metri e li ammazzano con un'esecuzione, un colpo alla testa. Un'esecuzione in stile mafioso. Ed è a questo punto che le cose diventano per me molto chiare, per altri evidentemente molto scure, non usiamo gli stessi metodi di valutazione, questo ci può stare. Perché Ilaria, quando viene recuperato il suo corpo, con sé non ha praticamente nulla, neanche un fazzoletto da naso. Io vi faccio vedere cosa aveva in tasca Ilaria, perché c'ho qui l'inventario che, di cui nessuno si è mai occupato, ma è agli atti. Viene stilato sulla nave Garibaldi dal comandante, ok? È l'inventario delle cose che ha in mano, che ha in tasca Ilaria. Ilaria non ha una borsetta, non ha uno zainetto, non ha nulla con sé. Ha un block notes con una penna e due radio ricetrasmittenti, questi sì, perché le vediamo in mano a Marocchino, ma noi non sappiamo se Ilaria le avesse con sé. Ok? Lui dice che le aveva con sé. Ha una News Media Identification Card, un orologio Swatch, un braccialetto, la chiave hotel room 202 dell'hotel Safi e un biglietto con dei numeri telefonici che si leggono solo in parte perché il biglietto è insanguinato. Robatin ha con sé solo il portafoglio. Nessuno dei due ha il passaporto. La maggioranza dei soldi che avevano a disposizione per gestire la trasferta verranno ritrovati in albergo. Ma soprattutto, cosa che a me mi manda fuori dalla grazia di Dio, Robatin non ha con sé la telecamera. Ma da quando un cameraman professionista si sposta in zona di guerra senza la telecamera? Ma per due motivi. Il primo motivo: può succedere qualcosa, è l'ultimo giorno che si sta a Mogadiscio, poi si deve scappare, perché scappano tutti, anche i militari, anche i marines, ok? Non ci sarà modo di tornare, se io sono un operatore, ma filmo ogni metro possibile di pellicola che posso girare. Primo. Secondo, c'è una situazione in rapido degenerazione, rapida degenerazione a Mogadiscio. Chi mi garantisce che potrò recuperare, tornare indietro e recuperare il mio girato e la mia telecamera? Nessuno. E quindi cosa faccio? Me la porto dietro. Perché Robatin non ha la telecamera? Io un'idea ce l'ho. Guardate bene questo foglietto. Qual è il numero della camera di Ilaria? 202. E adesso guardate questo documento, firmato dallo stesso comandante. Allora, tutti gli oggetti di Ilaria e Miran vengono recuperati da due giornalisti di una TV italiana, Gabriella Simone e Giovanni Porzio, studio aperto Italia 1 e Panorama, in un'operazione di recupero nella camera di Ilaria e di Miran, che viene filmata a tempo pieno da un operatore della TV svizzera. Perché Giancarlo Marocchino ha detto a questi due giornalisti, secondo me perfettamente in buona fede, andate all'hotel dove aveva Ilaria, recuperate la sua roba, così la portate via, la riportate in Italia. Andate all'hotel Safi e portatevi dietro un operatore che filmi tutto, che controlli che non manchi nulla. Loro arrivano all'hotel Safi, io ho visto il filmato integrale, c'è un frame, un fotogramma in cui si vede l'orologio dell'hotel che segna le 5:10, ora di Mogadiscio, che vuol dire le 3:10, ora di Roma. Ma ci credereste che alle 3:04 lo Stato Maggiore della Difesa detta all'ANSA un comunicato in cui dice: sono stati uccisi, confermiamo, due giornalisti italiani della RAI a Mogadiscio,
nulla di quello che era di loro proprietà è stato asportato. Perché il nostro Stato Maggiore della Difesa è munito di sfere di cristallo precisissime, perché lì non è intervenuto nessuna autorità ufficiale italiana, nessuno ha fatto un inventario di cosa avevano Ilaria e Miran con sé, nessuno lo sa, va ricostruito dopo. Non è nemmeno stata portata via la roba in albergo. I giornalisti che vanno a recuperare la roba sono appena entrati nelle camere di Ilaria e di Miran. Come cazzo fa, scusate, il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa a dire nulla di quello che avevano i giornalisti è stato asportato? Che ne sa? E chi gliel'ha chiesto di dirlo? E perché dovrebbero saperlo? E infatti non lo sanno. Non lo possono sapere. Ma la cosa più interessante è che Porzio e Simone hanno sempre detto, e gliel'ho chiesto anche recentemente alla Gabriella Simoni, che è all'ufficio due piani sopra il mio, quindi ogni tanto in ascensore la incontro. Loro sono sicurissimi di aver ritirato tutte le cose di là dei Miran dalla camera 203 e 204. Non 202 e 203. Attenzione, non 202 e 203. 203 pacifica, è la camera di Romati. Ma come fa la camera di Ilaria a diventare da 202 la 204? Magia. Siamo sempre nell'ambito delle sfere di cristallo. Tanto è vero che la Gabriella Simoni si sente nell'audio della registrazione fatta dal cameraman svizzero, entra e dice, ma che stava facendo i bagagli? Perché la camera è del tutto intonsa, eh? I letti sono fatti perfettamente, è tutto perfettamente in ordine, solo tutta la roba di Ilaria è sparsa in tutta la stanza. Non c'è niente al suo posto, i passaporti sono abbandonati sul letto, la telecamera è in camera, perché doveva riposare, non poteva portarsela dietro davanti. Allora io mi chiedo, ma in che case succedono queste cose? In che occasioni? Quando succede che cosa? Ma io le ho viste succedere cose così, tante. Le ho viste succedere per Ustica, le ho viste succedere per la strage di Piazza Fontana, le ho viste succedere per le stragi del 93, del 92. Quei casi lì succedono. E allora io penso che se succedono, quantomeno per analogia, per gli stessi motivi per cui sono successe in quei casi, sono successe anche in questo caso. Ok? Che quel famoso vespaio in cui Ilaria Alpi ha tirato quella pietra è il vespaio degli affari sporchi dei servizi di mezzo mondo, che sono quelli che stanno dietro sempre, sempre, con un mandante o con l'altro, i grandi casini di cui non si viene mai a capo. E che cosa sono questi casini? Io li chiamo casini, ma non sono casini, hanno un nome. Sono una cappa di piombo che pesa sui nostri processi democratici. Quando è il momento, quando è l'occasione, quando c'è il problema, sono sempre lì che si mettono in moto e non perdono un colpo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. Volevo chiudere aspettando che facendovi vedere una cosa, questa, perché poi i somali sono amici, chiedendo le cose si ottengono. Quello lì è il registro dell'hotel Safi, vedete? Stanza 202 Ilaria Alpi, stanza 203 Miran Hrovatin. Allora la domanda, perché le cose di Ilaria erano nella stanza 204? Perché questa domanda nessuno l'ha mai fatta? Quei documenti della Marina sono firmati dalla stessa persona, sono arrivati tutti alle stesse persone, come sono venuti in mano a me, ma 15 anni dopo, una settimana dopo ce li avevano già in mano. Ma che non li sai distinguere i numeri? Il 2 dal 4? Non ti fai la domanda, in quale caso di omicidio avete mai sentito dire che c'è una discrepanza
tra una chiave trovata nella tasca del morto, la testimonianza di chi è andato sul luogo del delitto e quello che c'è scritto nei documenti, e questo non scatena un'ira di Dio, non scatena una riga di domande, non scatena degli interrogativi, non impone, non pretende delle risposte. No, nessuno ha preteso delle risposte, nessuno ha fatto delle domande. E allora, quando ci dicono che devono chiudere il caso di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, perché non c'è più niente su cui si possa indagare? A me mi viene un travaso di bile. Come non c'è più niente su cui possa... Ci sono infinite cose che non sono mai state chiarite. Ma cose elementari come questa, non i massimi sistemi. Ditemi perché è sbagliato quel numero, perché o hanno le traveggole i giornalisti che sono andati a recuperare le cose nell'hotel, o le traveggole chi ha trascritto il numero della chiave sapendo che il numero era stato sbagliato anche sul registro dell'hotel. Fantastico, ma una risposta qualcuno la deve dare. Invece no, muro di gomma. La Scifco, i traffici d'armi, le denunce degli ispettori dell'ONU? In Italia non esistono. Noi ci chiediamo ancora com'è che Ilaria si interessasse a una nave che trasportava pesce. Forse perché doveva fare qualcosa essendo andata al mare a Bosaso. E Giancarlo Marocchino, che si trova sul luogo del delitto, nel momento del delitto. E che dice, passavo di lì. E l'ambasciatore Cassini che subisce, poverino, perché fa l'ambasciatore, lui non è uno che ha così le idee tanto chiare in fatto di investigazioni, che subisce il falso testimone Gelle che farà condannare inutilmente Asci, che poi abbiamo oltretutto anche dovuto risarcire, perché giustamente qualche milione di euro l'Italia per l'ingiusta carcerazione gliel'ha dovuto dare. L'ambasciatore Cassini. Ma voi sapete l'ambasciatore Cassini dove si incontrava con l'uomo che gli ha fornito il falso testimone? Un signore che si chiama Ahmed Washington. Non è il suo cognome Washington, ma lo chiamano così tanto per delineare le simpatie e gli orientamenti che lo guidano. Questo Ahmed Washington, che dovrebbe essere il rappresentante della Comunità Economica Europea a Mogadiscio durante la guerra, è l'uomo che trova il falso testimone e lo porta dall'ambasciatore Cassini. E sapete dove andavano a cena ogni sera Ahmed Washington e l'ambasciatore Cassini? Alla mensa del CISP, cioè della ONG presso cui gli autista e la guardia del corpo di Ilaria sono andati a chiedere quando sarebbe tornata Ilaria, perché loro non lo sapevano, ma il CISP lo sapevano. Perché lo sapevano? Se non lo sapeva nessuno. Ma fosse solo questo. Sapete chi era il responsabile del CISP? È stato responsabile del CISP a Mogadiscio per 8 anni. È stata una dottoressa italiana, la dottoressa Stefania Pace. La dottoressa Stefania Pace aveva un compagno, un somalo, un certo Malil, che noi apprendiamo dal Washington Post essere stato il capo degli agenti operativi della CIA a Mogadiscio. Ma nel 93 questo Malil gioca alla roulette russa, gli va di sfiga, muore. Non si può dire che è stato ucciso, ma è morto con un gioco della roulette russa. E il suo posto, accanto alla signora, e anche come direttore delle operazioni della CIA a Mogadiscio, la prende un signore che si chiama Shanklin, direttore delle operazioni, definito agente stellare, che poi la sposa anche la dottoressa Pace. Ok? Quindi
Io mi chiedo, quel giorno sicuramente la dottoressa Pace non era a Mogadiscio, e neanche Shankly, ma mi chiedo se questo della rete della CIA c'era o no. E mi chiedo perché gli accordi sul falso testimone vengono presi a cena lì dentro, e mi chiedo perché l'autista e la guardia del corpo di Ilaria vanno a chiedere quando torna Ilaria da Bosaso sempre lì, e mi chiedo perché quando muore Ilaria e Miran esce la sicurezza dell'hotel Amana e dove va? Va al CISP, che è lì vicino, a chiedere cosa devono fare. E lì gli dicono, telefonate al marocchino, che non c'è bisogno perché ormai sta già arrivando. Ecco, quando mi dicono che non c'è più niente su cui indagare, io dico, ma guardate che questi signori, questo signor Shanklin, o il suo braccio destro, John Spinelli, Jean-Paul Spinelli, in Italia li conosciamo bene, abitano in Italia, abitano tuttora in Italia. Sono anche stati coinvolti in alcune inchieste giudiziarie, cosette, niente di che, il caso Telecom Pirelli dello spionaggio, il caso Buomar, cioè, cose di secondo piano. Eppure non c'è più niente su cui indagare, ma questi nessuno li ha mai sentiti, eh? Nessuno gli ha mai chiesto nulla. Niente, credo che il caso, io l'ho molto strizzato, molto ridotto, ci sono tante altre cose, ma sarebbe stato complicato scaricarvi addosso un'infinità di nomi, date, luoghi, situazioni, più di così. Però credo che sia chiaro, e se siete riusciti per merito vostro a seguirmi fino adesso, credo che abbiate chiaro in mente che quando ci dicono che non c'è più niente su cui indagare, che questa inchiesta va chiusa dopo 24 anni buttati via a non fare nulla, a non voler risolvere il caso, ci prendono in giro. Allora lo possono fare? Sì. Hanno la forza di farlo? Sì. Possono pretendere che noi ci crediamo? No. Perché noi abbiamo bisogno di continuare a chiedere verità per l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, perché quando si spara dei giornalisti perché la gente non sappia quello che succede, si spara alla democrazia prima che ai giornalisti, si spara ai nostri principi democratici, si sputa sulla nostra Costituzione se lo fanno persone dello Stato che hanno giurato fedeltà a quella Costituzione. E allora, come sempre in questi casi, bisogna che i responsabili, tutti i responsabili, chi ha coperto, chi ha mentito, chi ha fatto finta di non vedere, chi ha ucciso, chi è il mandante, debbano sapere che prima o poi, se non siamo noi, saranno i nostri figli, se non saranno i nostri figli, saranno... ma qualcuno andrà lì a chiedergli conto di quello che hanno fatto, perché è così che si fa in questi casi. Io non lo so se c'è un giudice a Berlino, non so se ci sarà una Norimberga per tutte queste schifezze, questa come molte altre sono state fatte nella storia della nostra povera Repubblica, però noi non dobbiamo stancarci di continuare a chiederlo. Aggiungi una cosa, se insomma adesso dopo un po' che ti riprendi, c'è cioè un po' d'acqua lì. Questo è il giornalismo investigativo, tu lo fai da tanti anni, come ti sei trovato qua nel nostro paese con questo mestiere? Ah, guarda, sicuramente ho fatto una interessantissima esperienza con l'onorevole avvocato Taormina. È vero. L'onorevole avvocato Taormina è una persona intelligentissima, capacissima e competentissima. Ha gestito la commissione parlamentare d'inchiesta più o meno come se fosse un tribunale speciale. Cioè lui, indipendentemente dal mandato che ha ricevuto dal Parlamento,
ha stabilito che lui doveva dare la caccia a un gruppo di giornalisti e di magistrati e di investigatori che inventavano il caso Alpi per motivi politici, per creare un'icona, un'eroina della sinistra in Italia. E questi giornalisti erano una centrale mediatica di depistaggio. Membri della centrale mediatica di depistaggio sarebbero state l'Unità, Famiglia Cristiana, il TG3, no, dico veramente, e è scritto proprio così, e Luigi Grimaldi, cioè io a titolo personale. Wow. Che figo, eh? Perché io? Me lo sono sempre chiesto, perché io, come dire, non ero nessuno, ero uno che scriveva da volontario quasi su avvenimenti, giornalismo militante, insomma, facevo il corrispondente del Gazzettino per il mio, dal mio paese, cioè scrivevo degli incidenti stradali, è scappata la mucca, i pompieri hanno salvato il gatto, non è che fossi, non so, Maurizio Costanzo, no? Perché io? Ve lo dico io, per due motivi. Il primo è che io l'ho saputo anni dopo, ma la famosa fonte segreta, che è rimasta segreta per anni, della Digos di Udine, in realtà era uno che io avevo intervistato quando lavoravo a Chi l'ha visto, che aveva telefonato dopo un servizio sulla morte di Ilaria Alpi, dice, guardate che io vi racconto delle cose, che mi aveva raccontato delle cose con cui non si poteva confezionare un servizio, perché erano cose del tipo, se volete io vi scopro chi è stato, vi trovo i testimoni. Ma scusa, ma tu questo lo diresti a un magistrato? Eh sì, dice lui, se mi proteggono sì, perché io ho famiglia. E io lo dissi a una persona della Digos che conoscevo, che era il mio vicino di casa, e questi lo contattarono, e poi negli anni la cosa venne sviluppata, insomma. E quindi, per Taormina, sotto c'era qualcosa. Il secondo aspetto è che io fin dall'inizio ho sempre sostenuto il collegamento fra questo delitto e i traffici d'armi verso la Somalia e verso la ex Jugoslavia. Tra l'altro, prima nella foga mi sono anche dimenticato di dirvi, quella nave Scifco, noi non sappiamo se ha fatto traffici con l'ex Jugoslavia, ma l'altra nave Nadia, quella che scaricava le armi su di lui, è sicuro che li ha fatti con la Croazia i traffici d'armi, perché c'è negli atti delle inchieste che sono state sviluppate sia in Polonia che in Lettonia che in Spagna. E questo, secondo me, questo del legame con la Bosnia è stata la cosa peggiore che abbia potuto fare. Mi hanno pedinato, perquisito la casa, ma ufficialmente, perché Taormina gira come se fosse un magistrato, solo che i magistrati per perquisire qualcuno o mettere il telefono sotto controllo devono chiedere a un giudice terzo, un GIP, l'autorizzazione. Lui no. Tant'è vero che lui finì dicendo, ah, questa centrale, ho concluso i lavori della commissione presentando denunce a plurime procure della Repubblica, plurime, contro questi depistatori, ok? Ne avete saputo niente voi di queste inchieste? Io so invece che di queste plurime denunce non se ne è fatto proprio niente, perché non stavano né in cielo né in terra, ma so invece che l'avvocato Taormina, l'onorevole Taormina, è stato sculacciato, e anche piuttosto duramente, dalla Suprema Corte di Cassazione, a cui si era rivolta la Procura di Roma, per la quale non ho nessuna simpatia, in particolare quella di quegli anni, per un conflitto di interessi, per un conflitto tra poteri dello Stato, chiedo scusa. E cioè, Taormina sosteneva di aver recuperato la macchina di Ilaria e Miran in Somalia, averla fatta portare qui grazie al più importante collaboratore per la ricerca della verità che la Commissione avesse, che era Giancarlo Marocchino, ok? Di essere riuscito a portarla qua grazie a collaborazioni che poi abbiamo scoperto negli anni successivi di chi erano. Erano del socio di Marocchino e dei nostri servizi segreti, che, come ha dichiarato ad un giornalista Taormina, quando c'era Pollari, dice, la nostra commissione poteva contare su ogni collaborazione da parte dei servizi. Si è visto, infatti. Beh, dicevo, come potete capire, l'esperienza
è stata abbastanza terrificante, cioè lavorare in queste condizioni, fare giornalista investigativo, ma dico anche fare giornalista con un presidente di commissione parlamentare che ti accusa di essere un depistatore, ma non perché tu abbia fabbricato qualche prova o tu abbia inquinato qualche inchiesta, ma perché scrivi negli articoli e racconti quello che lui non vuole che si racconti e che si dica, perché bisogna dire che la Rialpi è stata uccisa per caso in una rapina, che quando è andata a Bosaso è andata per farsi 3 giorni al mare, ok? E quant'altro. Ci si trova malissimo. Io per anni ho smesso di fare giornalista, cercavo di scrivere libri perché francamente ne avevo avuto abbastanza, no? Nei libri hai più modo di spiegarti, fanno più fatica a smontarteli. Infatti, nel 1994, vi faccio notare, nell'indice dei nomi sono indicate 604 persone, credo che solo una quindicina siano indicate per fatti positivi, per il resto non ho preso una querela, ma nemmeno una smentita, ok? Qualcuno anche si sarà incazzato, ma il muro di gomma ha anche i suoi vantaggi, no? Cioè, io non riesco a sfondarlo, ma gli altri non possono neanche muoversi, no? Perché altrimenti il gioco diventa scoperto.